Dopo quasi metà stagione trascorsa a rinascere dalle loro ceneri, sì! Sì. Gli Hoffman trovano finalmente l'oro. Sì, abbiamo una bella gatta da pelare. Ma i problemi di Little Red... Più veloce di così non va, ci ho provato. Obbligano Todd e Dave a fare un azzardo. I risparmi di Todd e anche i miei. Per uno dei più grossi impianti di tutto il Klondike. Wow, questo coso è enorme. La stagione da 60 kg di Parker Schnabel è a serio rischio. Perché quassù tutto deve andare nel peggior modo possibile? E i genitori iniziano a rimproverarlo. Come stai gestendo l'attività? I soldi entrano ed escono, non capisco. Non ci sono entrate, Roger. Non vedo nessuna entrata. Ma quando trova un tesoro inaspettato... Una gran bella pulizia. Deve compiere una scelta che può fare la differenza tra fortuna e rovina. Non so cosa fare. La draga gigante di Tony Beats doveva essere smantellata da settimane. Non abbiamo più tempo da perdere. E adesso sta spingendo uomini e macchine. Devi solo farcela, Jerry. Oltre il limite. Avanti, dagli una bella spinta, dai! Mettendo a rischio la parte più importante della draga, la cabina di comando. Jerry! Tony, così la faremo a pezzi! A McKinnon Creek, nell'estremo nord del Klondike. Persene un po', Jack. Tutti gli 8 membri della squadra degli Hoffman sono tornati ed estraggono terra aurifera da un'altra fossa, nel punto scelto da Todd. Questi ragazzi sono delle macchine. Andy ci dà dentro, gli altri portano il materiale. Sta andando tutto bene. Ma abbiamo una bella gatta da pelare, devo ammetterlo. Andy Spinks riempie i camion. Sto caricando la terra più veloce che posso, quindi non potrebbe andare meglio. Logan e Kevin trasportano il materiale all'impianto. Ok, Logan, continuate ad accumulare quella terra laggiù. Mentre Jack versa il carico nella macchina che dovrà lavarlo, Little Red. Prima eravamo proprio a corto di materiale e adesso ce n'è anche troppo. Lassù, molla! Con la nuova attrezzatura che ha permesso a Dave di ottenere una quota del 50% sui futuri guadagni, la squadra ha scavato e ammassato oltre 22.000 metri cubi di terra in soli 7 giorni. Sì, papà, continua così! Più veloce! Bene, così, bravo! Che cavolo è? Wow! Cavolo! Tarber, che succede? Todd, stiamo perdendo un sacco di materiale. Sta uscendo da dietro. Tutti i detriti escono direttamente. Ma è qui che si trova l'oro. E non possiamo sprecarlo in questo modo. Tutta questa roba dovrebbe finire nella canalina. Stiamo versando troppa roba, giusto? Sì, già. Jack sta caricando troppo materiale nel vaglio rotante di Little Red. All'interno dell'impianto, il getto d'acqua separa il sottile materiale aurifero dalla roccia, portandolo nella canalina di scolmo. Ma se viene introdotta una quantità eccessiva di materiale, il getto d'acqua non riesce a pulire tutto l'oro. Di conseguenza, il prezioso materiale fuoriesce dal retro dell'impianto insieme agli scarti. E se il materiale buono viene scartato, allora gli Hoffman stanno buttando via l'oro. Sta uscendo da entrambi i lati, guarda. Dobbiamo rallentare, sì. Forse. Già. Bisogna trovare una via di mezzo. Jack, rallenta, rallenta. Mi sono rotto i coglioni! Prima dici di accelerare, adesso di rallentare. Ti vuoi decidere? Rallentiamo un po', papà, versa meno roba. Questo impianto non può andare troppo veloce. Fa quello che può, ma più di così non può caricare. Stiamo perdendo tutto dietro. Andy continua a caricare terra. Dove la mettiamo? Non lo so. Continuate ad ammassarla qui intorno. Non ho altra soluzione per ora. Più veloce di così non va. Ci ho provato. Andy sta caricando il quadruplo di quello che possiamo lavare in un giorno. Il materiale si sta accumulando. E abbiamo altri 2 camion stracolmi di terra in arrivo.
Così non funziona. Stiamo rallentando. Lo so. Il massimo che riusciremo a fare quest'anno, se non ci blocchiamo prima, sono 90.000 metri cubi. E arriveremo a circa 18, massimo 20 chili d'oro, non credo di più. Lo so. Gli Hoffman sanno che devono estrarre almeno 25 chili d'oro per pareggiare i conti. E devono trovare il modo di accelerare l'operazione. Che cosa vuoi fare allora? Che facciamo? Non lo so. ...16 chilometri a est. Parker Schnabel è quasi a metà della stagione, ma ancora lontano dall'obiettivo di 60 kg, pari a 2 milioni e 400 mila dollari in oro. Siamo ancora molto indietro. 60 kg sono 3 kg a settimana e... non stiamo proprio facendo 3 kg a settimana, perché questa palude è una merda. La situazione sta diventando deprimente, capite? Stiamo lavorando sodo da settimane, eppure non riusciamo ancora a vedere la luce alla fine del tunnel. Abbiamo fatto tutto il possibile. L'impianto funziona 24 ore su 24, ma dell'oro non c'è traccia. Quindi, a conti fatti, c'è da chiedersi perché siamo qui. Per arrivare al suo obiettivo, Parker avrebbe dovuto estrarre 15 kg d'oro dalla cosiddetta palude in 5 settimane. Ma il materiale estratto ha fruttato finora circa 7 kg. Parker ha bisogno di un terreno migliore. Adesso vado a vedere la fossa più lontana con Jean. Voglio portare lì l'escavatore e fare giusto qualche test per vedere se è più promettente. L'anno scorso, lo stesso punto ha fruttato oro per 200.000 dollari in soli 4 giorni. Guarda che roba! Ma all'inizio di questa stagione, Parker e Rick hanno trovato soltanto terreno ghiacciato. Non si è mai scongelato in chissà quante migliaia di anni. Per poter salvare la sua seconda stagione nel Klondike, è fondamentale che il sole di mezza estate sciolga lo strato di permafrost. Questo è un buon segno. Sì, finalmente il ghiaccio si è sciolto almeno un po', ed è un bene. E ora dobbiamo assicurarci che ci sia dell'oro, quindi dovrò fare qualche test. Questa fossa è stata la migliore l'anno scorso, e adesso ne avremo bisogno. Non mi sembra male. 15, 16, 17 pagliuzze. Forse abbiamo trovato l'oro. Lo mostro a Jean. Non sembra male come test. Sì, ottimo. Torniamo a scavare? Sì. Perfetto. Per tornare a scavare in questa fossa, Parker dovrà dividere in due la sua operazione di scavo.